Buongiorno da Casandrino Luigi Di Donato. Voglio che mi ha fatto scivo fumo per te di reggio, sta sfaccimita lì su. Praticamente all'atto dell'accensione solo led rosso lampeggiante, 3-4 lampeggi e poi tornavi in stand-by, cioè con led rosso fisso. Ma chiaramente sto facendo solo un riassunto perché ho iniziato la riparazione e non avevo voglia di fare il video, pure perché ieri ne ho fatto uno, quindi uno al giorno toglie Gigino di torno, non toglie il tecnico di torno. Diventa troppo stressante, che poi ci vuole tempo per il montaggio e compagnia che andata. Però questo qua lo voglio pubblicare che è abbastanza interessante. Allora, praticamente, appena led rosso acceso, davo impulso con il telecomando, 4-5 lampeggi, stop, nient'altro. Avevo il dubbio sia della scheda madre che dell'alimentazione. Allora, che cosa ho fatto? Per prima cosa ho voluto testare la scheda madre. Con questo alimentatore qua, anche se sembra molto complesso, non è molto complesso nelle sue parti, c'è solo un'uscita a 12 volt. Infatti questi tre diodi che vedete qua sulla destra, dove c'è il mio ditino, è l'uscita di 12 volt. Questo qua è l'uscita dei 24 volt che vanno sul driver dei led, dell'alimentazione dei led. Allora, che cosa ho fatto? Ho detto, per prima cosa voglio controllare la scheda madre se è funzionante. Allora, che cosa ho fatto? Ho staccato l'alimentazione, cioè il cavo di rete praticamente, e ho fornito direttamente i 12 volt sull'uscita dei diodi che alimentano la scheda madre. Ora vi faccio vedere un attimo. Lilli, vieni, vieni, visto quando vai in un postino, fammi il cazzo la portata, mo. Questa è una lettera privata, fortunatamente nessuna firma, boh. Robè. Ah, vabbè, è condensatore. Questi sono condensatori introvabili, cioè non è che sono introvabili, no, non ce l'ho io in negozio, che sono da 6 kV, vanno su inverter Philips, sui trasformatori elevatori, condensatori di filtro 6 kV, 6.000 volt. Siamo andati a prendere fuori, che purtroppo nitneva, vabbè. Allora, è chiaro che quando abbiamo le schede di ricambio per provare, è un altro televisore uguale, diventa semplicissimo la cosa per fare dei test. Però in questo caso bisogna fare un test senza ricambi. Quindi, come ho fatto? Ho fatto in questo modo. Innanzitutto, come già ho detto, ho staccato la tensione di rete. Ho preso un comune alimentatore, 12 volt 2 ampere, quelli là che usano pure per telecamere, queste cose qua. Mettiamolo in corrente, che sta in un filo corto, però almeno piglio un filo più lungo. Ok, poi ho preso un connettore qua, un cavo con connettore positivo e negativo. Quindi questo qua lo metto in corrente e i cavi sono i 12 volt positivo e negativo. Allora, il negativo con il mio cavetto qua, con il coccodrillo in fondo, la cacchia la gira a mezzo, dove sta la massa, ambra faccio circa qua, ci faccio mettiamo qua, ma questo qua è negativo, che siccome ci troviamo sul secondario possiamo sfruttare il telaio come negativo. E praticamente che cosa ho fatto? Adesso ho 12 volt in uscita dell'alimentatore, cioè arrivano qua, ecco qua. Se vado a inserire i 12 volt in uscita del diodo qua, ho il led rosso, non so se si vede, forse no, il led rosso che sta lampeggiando. Ecco qua, vediamo un po' se si riesce a vedere questo led rosso che lampeggia. Ecco qua, dove c'è il ditino c'è il led rosso che lampeggia, non so se si vede oppure no. Si è acceso pure l'uscita ottica dell'uscita audio ottico. Aspettiamo un attimino. Audio presente, quindi il televisore si è acceso regolarmente per quanto riguarda la scheda madre. Quindi il 99% della scheda madre è a posto. Dice, ma tu perché l'alimentatore non lo potevi testare? Che l'alimentatore in realtà, vi dico proprio la verità, a volte mi dava i 12 volt in uscita, a volte no, e scendevano sia i 12 che i 24. I 12 scendevano 7-8 volte, i 24 a 20 volte. Quindi mi è venuto il dubbio dell'alimentatore, no, il dubbio, la certezza dell'alimentatore difettoso. Però chiaramente per sicurezza ho voluto testare prima anche la scheda madre per vedere se il test è chiaro. Che poi non accende la retroilluminazione perché non è alimentato con i 24, però almeno so che la scheda madre almeno funziona. E mo so cazzo che nel momento in cui era un problema sul primario, cioè qualche corto, qualche interruzione, qualsiasi, o qualche corto in uscita, una protezione, una mat, è un conto, è molto semplice andare a individuare il guasto.
Ma quando comincia a dare i numeri, c'è un momento che dai 12 poi scende a 9, poi a 24, poi scende di nuovo, vuol dire che aveva un problema sul pilotaggio. Questo qua è lo schema elettrico dell'alimentatore. Sono andato a testare la tensione ai capi del TL431, questo qua, ho visto la tensione oscillante. Mi è venuto proprio il dubbio del TL431 che è posizionato sul foto accoppiatore. Vi faccio vedere un attimino dove è posizionato il TL4. Questo qua è in SMD, a volte lo trovate tipo un transistor PNP tipo BC, queste cose qua. Ecco qua, TL431 è questo qua. Ora prendo la pinzetta, eccolo qua, vedete, c'è la punta della pinzetta. Questo qua è in SMD. Ho sostituito il regolatore TL431 Zener. Eccolo là, quello là è vecchio. Eccolo qua, con il saldatore ad aria e un po' di flussante ho sostituito TL431 Zener di precisione. Eccolo là, è quello là che di solito fa questi scherzi su questi alimentatori, ma non solo su questi alimentatori, anche su altri alimentatori, quando danno i numeri, a volte partono, a volte no, e prima di impazzire andate sempre a sostituire TL431. Vaiù, mettiamo tutto a posto e vediamo un po' la situazione. Ecco qua, sostituito lo Zener TL431, poi qualcuno più bravo di me vi spiegherà il funzionamento del TL431 Zener di precisione. La ripresa funziona regolarmente, si è accesa la retroilluminazione, chiaramente non c'è l'audio perché ho tolto l'antenna. Chiudiamo tutto, questo qua è un Hitachi, quindi anche Hitachi monta scheda Vestel, come Philips e Cosmo, non tutti sanno che pure Hitachi purtroppo ha fatto la fine del carciofo. Quindi riassumendo, accendo il televisore, faccio un riassunto generale. Accendo il televisore, LED rosso lampeggiante, torna in standby. LED rosso lampeggiante, torna in standby. Ogni tanto parte, tensione regolare 24:12, sta un 10 minuti acceso, 5 minuti, si spegne, torna il LED rosso, non si accende più. Per tutta la giornata non si accende più. Vado a testare la tensione, anziché di 12 9 volte, anziché di 24 trovo 20 volte. Lascio stare per 2-3 ore spento, mezza giornata spenta, parte di nuovo, sta un minuto, si spegne, altro al con TL431, questo è tutto, chiudiamo tutto. Ok, è uno che mi fa aspettare molto. No, voi chiamate a nome mio, cioè mi ha Ah, dato il il signor numero. Luigi del negozio Sì, lì a Casandrino Casandrina mi ha dato mi ha dato il numero. il suo numero. Che Lui viene a meraviglia. casa, brutto Che cognaccio, vieni qua, lì. bello. Vieni qua, ciao Lilli, vieni qua. Ma già miseria di passata nuova. Guarda che figura mi fa a me. Brutta bestia! Esci subito da qui. Perché fai queste cose? Vai a cuccia. Brutta bestiaccia. Allora, quando vengono solo gli extracomunitari a perdere tempo. Tu sei quando i salvi. No, quando vengono le ragazze, no. Trova l'oggetto mancante. Ma già puttana, mi sono dimenticato di mettere il cavo di alimentazione. A posto, richiuso tutto, accendiamo, diamo corrente, vediamo un po' la situazione. Solita macchina davanti al cancello. I Daci, come vediamo pure i Daci purtroppo monta schede Vestel, quindi Vestel a tutti gli effetti. Dicevo No, o usiamo questa carne o un mattarello? casomai, se Un mi mattarello, mangiamo, quando è dai, ora di mattarello, pranzo. quello abbiamo. Classico televisore Vestel. Il televisore ha ripreso a funzionare regolarmente. Che rete 4 non ci sta qua. Mettiamo la 7 qua. Vediamo. Sì, la 7 ci sta. Va buono. Bisogna risintonizzare. Va buono. Signori, io ho finito. Vi ho fatto questo breve video giusto per dare qualche input a qualcuno. Se stai impazzendo su un alimentatore del genere, tenete presente quel maledetto Zener di precisione che si trova nei pressi del fotoaccoppiatore. Signori, ci sentiamo al prossimo video. Ciao, 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 ciao. Bonus, bonus. Allora, io volevo solo fare una precisazione. Quando io pubblico un video, non è che lo pubblico per dire portate qua il televisore 2 minuti e vi risolvo il problema, che purtroppo, come già ho detto in altre occasioni, sono da solo qua in negozio e non riesco a gestire tutto il lavoro, che faccio spedizione su eBay, qualcosa su Amazon,
devo gestire sia le riparazioni qua che portano i clienti, sia la vendita al banco, amministrazione, UCAN, tuba da terna PS. Quindi non è che c'ho molto tempo per le riparazioni. Condivido qualche riparazione che potrebbe tornare utile a qualcuno. Questo è tutto, va bene? Ciao a tutti, buona settimana, ciao. Ehi! Posa la posta pecca, posa la pecca, posa qua, disgrazia. Allora, mo colgo l'occasione, giustamente sono qui, di cacchio faccio fame, solo per perdere tempo. Vabbè, scherzo, chiaramente può tornare utile. Allora, vi faccio vedere un prodotto. Questo qua è un prodotto che non si trova facilmente in commercio. O meglio, si può anche trovarlo, certamente, non al prezzo che ce l'ho io. Io ce l'ho su eBay a 19,50 euro. Che cos'è questo aggeggio? Ecco qua. Questo qua è uno scanner multifunzione. Come funziona? Uno scanner multifunzione. Praticamente pieno di accessori, qua si deve montare. Che cosa fa? Si inserisce all'interno una pellicola, un negativo, la pellicola sviluppata di un negativo a colore di una foto. Magari sapete come pure io, se vado scavando nei cassetti trovo sempre che poi uno non li ha sviluppati più tanti anni fa. Si inserisce all'interno il negativo del rullino della foto e si attacca al computer e praticamente lui scansiona e ve lo porta in positivo, in forma digitale, quindi si può stampare sulla stampante oppure si può inviare via email, Facebook, WhatsApp, tutti i tarandelli. E quindi è molto utile, uno risparmia di andare dal fotografo per farsi stampare le foto, se le stampa a casa, se li trasporta nel computer, ma non lo so di preciso come funziona. Io metto tutto in descrizione. È mio figlio che lo usa questo qua, e c'ha tutti gli accessori. Vabbè, la marca è buona, Melchioni elettronica, e questa qui costa 19,50 euro. Quindi se avete nei cassetti dei negativi vi potete andare a stampare o a memorizzare nel computer tutte le vostre foto che avete fatto tanti anni fa con la macchina fotografica tradizionale. Ma boh, tutte le cose, le caratteristiche, cose, metto il link sotto e ve le vedete voi con calma.